Dottor Berti, io in questo momento sono a meno di un metro da lei, siamo a rischio? Pericolosa? No, non siamo a rischio né in lei perché non abbiamo sintomi. C'è per fortuna una definizione nazionale che ha chiarito il contatto stretto come o il soggetto convivente che abita con un positivo, oppure colui che si trova a contatto stretto, vale a dire per più di 15 minuti, a una distanza inferiore a 2 metri. Quando ci sono queste circostanze che devono riguardare il contatto con una persona che ha i sintomi, quindi che ha una positività, allora ecco, entriamo in quella definizione. Quindi se abbiamo solamente il sospetto di essere stati vicini a persone che poi dopo sono risultate positive, non serve che ci facciano il tampone anche se abbiamo dei sintomi di influenzali. Se siamo stati vicini ad un soggetto che è positivo, siamo un contatto stretto. Se invece siamo stati vicini ad un contatto stretto, no, perché altrimenti scatterebbe un domino infinito. Dovremmo andare tutti in quarantena. In questo momento si parla da parte del governo di chiedere aiuto anche alle altre regioni d'Italia, soprattutto per le zone rosse. Le chiedo se la Toscana potrebbe avere bisogno di aiuto sia come posti letto di terapia intensiva che come personale. Ma io penso che questo sia uno scenario oggi non in gioco, perché noi abbiamo una evidenza di una casistica ancora contenuta, abbiamo una disponibilità di soluzioni ben più ampia di quella attualmente in essere, quindi diciamo è uno scenario che non è da considerarsi se non dal punto di vista della programmazione, perché quello che in Toscana è stato fatto per tempo è stato, diciamo, riflettere un po' sul quadro attuale ma anche in divenire e organizzarsi per fronteggiare al meglio tutte le evenienze. Qual è l'appello ai cittadini, soprattutto quelli che magari non sono stati a contatto con un caso positivo oppure sono stati a contatto con un caso che si è rivelato dopo essere stato positivo e sono magari preoccupati? Allora, se una persona ha avuto un contatto stretto nei termini che prima dicevamo con un soggetto positivo, bisogna capire se il contatto è avvenuto quando la persona aveva i sintomi oppure non li aveva, più frequentemente quando non li aveva, perché se uno ha i sintomi sta a casa. E quindi se non ci sono i sintomi può stare tranquillo, perché la diffusione del contagio si ha fondamentalmente alla presenza dei sintomi.